Primo giorno di scuola stamattina per i deputati della regione siciliana, quelli eletti lo scorso 5 novembre. Lavori di Sala d'Ercole iniziati a metà mattinata, poco dopo le 10:30, a presiedere per primo l'aula Alfio Papale, deputato anziano. C'è stato il giuramento dei singoli parlamentari alla presenza del governo regionale al gran completo. Poco prima dell'inizio dei lavori, il presidente Nello Musumeci si è intrattenuto con i giornalisti. Infatti sono entrato subito nella stanza del presidente dell'antimafia. Per fortuna l'assistente parlamentare mi ha detto: no, 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 Presidente, lei non deve più entrare, che deve subito andare a parlare. Fatemi abituare all'idea. Ma certo che sono emozionato, sono sensazioni inimmaginabili, voi comprenderete benissimo che significa. Quando sono entrato la prima volta nel Consiglio Comunale al mio paese, a Militello, avevo 20 anni. Non avrei mai pensato di tornarci, lo farò lunedì, da Presidente della Regione. Ecco, questa è una emozione assolutamente personale, intima, che non ho difficoltà a confessarvi e a rassegnarvi. Accanto a questo c'è anche il peso di un ruolo, di una grande responsabilità, c'è tanta attesa fuori da questo palazzo e quindi si dorme sempre meno la notte. Bisogna cominciare a mettere ordine alle idee. Inutile piangere sul latte versato da altri, dobbiamo adesso cominciare a produrre. Io penso che entro 2 o 3 anni saremo in condizione di poter rimettere la regione sulla strada della normalità. Giornata quella di oggi scandita dalle votazioni per il nuovo presidente dell'Assemblea, carica per la quale, come si sa, concorre il leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè. Anche Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle però ambisce a questa carica e ha fatto sapere di avere parlato col segretario regionale del Partito Democratico Fausto Raciti, l'obiettivo quello di stabilire un'intesa. Nella maggioranza oggi mancava un deputato, l'onorevole Giannuso, assente per un grave lutto familiare. Debutto assoluto in aula per il saccense Michele Catanzaro, mentre per Matteo Mangiacavallo e Margherita La Roccaruvolo è già la seconda volta a Palazzo dei Normanni. Entrati invece per la prima volta a Sala d'Ercole anche l'autonomista Carmelo Pullara, il pentastellato Giovanni Di Caro e il forzista Riccardo Gallo. C'era anche nella precedente legislatura Roberto Di Mauro, che a questa elezione è stato eletto grazie al listino di Nello Musumeci, mentre torna dopo una pausa Giusy Savarino.